Allora, riprendiamo la linea. Stavamo appunto parlando con Manuela Bongiovanni, coordinatrice del Synagogi di Torino, su questo caso di questa edicola praticamente inghiottita dal niente assoluto, perché poi Manuela, stavamo dicendo, questa stazione nuova di Porta Susa è ancora una specie di deserto perché le attività Sì. commerciali costano, quindi siamo partiti da Certo. questo articolo che è comparso su Sì. Repubblica e è un bel racconto, devo dire. Poi c'è una piccola coda che è molto interessante ed arricchisce, diciamo così, la cultura degli edicolanti, anche la mia, per carità, che non pensavo che il nome edicola venisse, insomma, da un latino molto 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 dotto e importante. Vabbè, questa cosa la vediamo dopo. Continuiamo col ragionamento invece che stavamo facendo. A te la parola. Guarda, per darti un'idea, la stazione di Torino Porta Susa l'hanno inaugurata, se non sbaglio, la prima volta nel 2012. Per poi hanno fatto anche più di un'inaugurazione, così, perché una volta è venuto Monti, poi venne Del Rio, insomma l'hanno inaugurata varie volte. Sì, certo. Ogni tanto che facevano un pezzo, facevano un'inaugurazione col politico di turno. La questione qual è? Che fecero nel 2014 una gara d'appalto, ben due quell'anno, per l'assegnazione dei locali commerciali, con dei prezzi, io mi sono spaventata quando li ho visti. Allora, per farti capire, un locale di 87 metri quadri lo Sì. misero a bando per un importo di 68.000 euro annui, che vuol dire più di 5.000 euro Guarda, al mese. sì, esatto. E parliamo solo del canone di locazione, poi ci saranno spese di riscaldamento, utenze, elettricità e quant'altro. Un locale più grande di 175 metri quadri ne volevano 87.000 euro l'anno, quello grandissimo di 285 metri quadri 128.000 euro l'anno. Questi bandi andarono deserti, tutti e due. I commercianti che avevano le attività nella vecchia stazione probabilmente hanno avuto la localizzazione nella nuova, io mi auguro ad un prezzo un pochino più umano, però non ti so dire perché se i prezzi sono questi, peraltro qui stiamo parlando veramente di una stazione immensa, perché solo come spazi commerciali ci sono 7.700 metri quadri, dove ad oggi trovi questa edicola, il bar con annessa tabaccheria e forse un altro baruccio dall'altra parte. Fine. Ecco. Cioè, non c'è niente. E adesso ho letto che nel 2017 dovrebbe, poi nel frattempo sono fallite pure due società che gestivano, dovevano ultimare i lavori per i parcheggi interrati, non ho capito se li hanno finiti adesso o ancora stanno finendo. Insomma, soliti lavori un pochino all'italiana. Per cui adesso nel 2017 ho letto che dovrebbero rifare i nuovi bandi per l'assegnazione degli spazi commerciali, certo che se le cifre sono queste, di questi tempi diventa non molto appetibile, almeno per delle micro attività, poter pensare di prendere un locale lì. Anche perché, allora, noi torinesi, come sai, siamo un po' lenti nel cambiamento. Per noi la stazione principale è sempre stata quella di Porta Nuova ed era la stazione principale della città. Porta Susa, fino a questo rinnovamento, era quella più di transito. Infatti, Porta Nuova è una stazione, come dire, terminali, binari finiscono a Porta Nuova. Porta Susa è sempre stata di transito, quindi sui transiti, diciamo, ovest-est più che altro, quindi verso Milano, verso il Veneto. Adesso con il nuovo progetto, con tutto quanto hanno speso per rifare tutta questa rete ferroviaria, dovrebbe diventare Porta Susa la stazione principale e in effetti adesso i treni che partono da lì comunque vanno già in quasi tutte le direzioni. Però Porta Nuova è rimasta un po' la stazione principale della città, comunque nella nostra mente per adesso. Quindi, se all'interno di Porta Nuova, quando la ristrutturarono, vennero comunque mantenuti più o meno i negozi, e tra l'altro la ristrutturazione venne fatta molto bene, quindi è una stazione viva, comunque Porta Nuova vai, c'è un sacco di roba. Porta Susa, ti assicuro che soprattutto se arrivi la sera, cioè a me a volte mi viene in mente tipo il film quello di John Landis, un lupo mannaro americano a Londra, che sei Sì. sulla scala mobile,
e arriva il lupo e ti mangia, perché è un po' inquietante, non, veramente non c'è proprio niente e nessuno. E quindi so, il collega sicuramente, beh, lo capisco che sia in difficoltà, ripeto, non è un collega di poca esperienza perché è edicolante da decenni e si è visto costretto a trasferirsi lì in quanto gli hanno spostato la stazione. Però immagino che insomma faccia molta più fatica di prima, questo sicuro. Allora, oltretutto non ho capito perché non hanno lasciato mettere delle insegne o comunque dei segnali che indicano dove è ubicata l'edicola. E tra l'altro un monumento a quella lettrice, perché quando ho visto che c'era una che si voleva comprare i giornali per il viaggio in treno mi si è allargato il cuore, cioè stanno tutti col tablet di treno e il computer, se una si vuole comprare i giornali ma cerchiamo di venderli, no? Esattamente, e il tono di questo bel racconto che vi consiglio, lo potete trovare nella sezione Torino di Repubblica.it, è esattamente questo, appunto, una piccola gocciolina d'acqua nel deserto assoluto, nel deserto commerciale assoluto di Porta Susa. E dice la giornalista che ha fatto questo racconto e che credo sia la protagonista poi proprio della vicenda, tutt'a un tratto provo una grande tenerezza per quest'uomo dalle capacità imprenditoriali, dice, opinabili. Non solo ha investito in un ambito, quello della carta stampata, in forte calo, ma ormai da anni ha aperto la sua attività in un luogo segreto, tra virgolette, senza passaggio, che per di più costa carissimo. E poi aggiunge, da qui la citazione dotta che volevo sottolineare, il termine edicola deriva dal latino edicula, che vuol dire, è un diminutivo della parola tempio, e dunque con il significato originario di tempietto. Sorrido, scrive ancora nel racconto, ripensando al giornalaio come al sacerdote inconsapevole del tempietto delle informazioni, e prego chi di dovere, non mi riferisco alla divina provvidenza, di agevolare con apposite indicazioni la via verso l'edicola affinché la conoscenza sia accessibile a tutti. Ecco, questa è la bella chiusura di questo articolo, che appunto fa a cazzotti, poi con te volevo discutere di questo, col discorso sulla liberalizzazione, perché la liberalizzazione non può essere, e questo è un esempio tangibile, no? Aprire i box dei tori scatenati e vince il migliore, perché in questo caso sarebbe no, perché poi di fatto è questo, no? Chi è più debole nel regime di liberalizzazione fa la fine del nostro amico edicolante a Porta Susa, no? E che appunto non può nemmeno permettersi intrecciare una trattativa con Trenitalia o comunque con grandi stazioni, che è la società che gestisce gli spazi commerciali, e dire, ma insomma, me la volete mettere un qualche tipo di indicazione affinché i clienti arrivino qui? Ecco, non c'ha la forza, e quelli chiaramente lo ignorano. E quindi la liberalizzazione che intesta la FIEG è aprite i recinti dei tori scatenati che verranno fuori, ne rimarrà solo uno, e quello sarà l'unico che potrà vendere i giornali in Italia. La trovo una follia messa così, nel senso che non c'è nemmeno la base, e cioè a dire un coordinamento con i comuni, con i grandi player, come amano dire questi grandissimi e dotti economisti di Confindustria, che poi sono quelli che hanno aiutato appunto il Sole 24 Ore a giocare. Ultimamente non è che può avere un credito così. Vabbè, finché sono esposti cerchiamo di far risaltare. Vabbè, insomma, questi grandi signori e dotti dell'economia li chiamano player, ecco, dell'informazione, ne rimarrà soltanto uno. Quindi una liberalizzazione assolutamente a loro vantaggio, drogata per dire che le edicole devono scomparire e che devono rimanere soltanto quelle, non le edicole più forti, ma chi è in grado di farle fuori prima, no? Allora, così è una follia assoluta, perché tra l'altro tradisce gli obiettivi per i quali nasce la liberalizzazione, e cioè portare l'informazione a più gente possibile, a parte la follia di spiegare che il taglio del 40% del mercato si recupera con la liberalizzazione e non con la qualità del prodotto. Questa è una fantasia assoluta. È una fantasia assoluta, no, ma viene dai vertici di FIEG, ribadita ieri al tavolo
sull'accordo nazionale, ripresa anche da diversi giornali. Questa è una follia assoluta perché tra l'altro la liberalizzazione c'è stata in questo periodo. Ma c'è stato e come? Io mi chiedo cosa vogliamo ancora liberalizzare. Cioè, beh, guarda, ma, Fabio, allora io leggevo lì Vai, vai. su questo articoletto, no, perché mi monta un po' il nervoso, cioè su questo articoletto su Prima Online, no? Esatto. Dove appunto Costa fa tutte queste belle spiegazioni, che le edicole rimangono comunque, mantengono la centralità per la vendita del prodotto, eccetera. E poi lui mi dice, cioè, che bisogna aumentare i momenti di incontro tra la domanda e l'offerta dei giornali. E la sua soluzione qual è? Cioè, liberalizziamo ancora. Ma cosa vuol dire liberalizziamo ancora? Allora, noi abbiamo, intanto, siamo, voglio dire, non è che se diamo, apriamo più punti vendita, aumentano i lettori, cioè non è direttamente proporzionale la cosa. Magari fosse così, cioè più apro edicole, più attivo punti vendita, più arriva gente a frotte a comprare. Cioè, se i lettori quelli sono, non è il bacino d'utenza è quello, non è aumentando i punti vendita che aumentiamo le vendite, ma, siamo, cioè, ma lo capisco anch'io che non capisco niente di economia, non diciamo stupidaggini, ma no, ma scusa. E oltretutto, loro dicono anche, mi ha fatto sorridere anche questa cosa sugli orari, perché dice, risponde, maggiore flessibilità sia di orario che di modalità di acquisto. Allora io penso che, le edicole siano gli esercizi commerciali con l'orario più lungo, Sì. perché chiunque di noi, se si fa minimo 12 ore al giorno, se non 14 o 15. Vogliamo, io lo faccio anche H24, non è problema. Ridiscutiamo comunque un aggio maggiorato per il lavoro notturno, che non sia un aggio del 1877, ovviamente, e facciamo anche le edicole notturne come esistevano tanti anni fa. Allora, questi signori qua della FIEG, voglio dire, non so, o parlano così giusto per dire stupidaggini, ma non credo, perché non è che sono proprio gli ultimi arrivati. Allora, questa continua fissazione dell'estrema liberalizzazione selvaggia, ma non ci porterà da nessuna parte. Cioè, se loro non fanno un prodotto più di qualità, non rimettono in sesto il loro comparto, ripulendolo da tutte le varie schifezze che nel corso degli anni si sono E le sedimentate, abbiamo viste? hai voglia di aprire edicole, aprire punti vendita? Cioè, secondo loro un'altra soluzione, non so se l'ha detta il direttore generale Carotti, sulla partnership tra edicolanti ed altri esercizi commerciali, no? Quindi io divento il fornitore di, non so, il negozio di abbigliamento, gli do le riviste di moda, al negozio di auto gli do le riviste di auto. Sì, ho capito, ma cosa faccio? Divido il mio aggio attuale del 19-20% con la boutique piuttosto che col concessionario. Cioè, non mi sembra sia una strada percorribile questa, assolutamente, ma per niente al mondo. Adesso io non so questi decreti attuativi che, se li faranno, se arriveranno, come, perché mi pare che ci siano 6 mesi di tempo, no? Dal momento che è stata promulgata la legge per fare questi decreti, quindi non è che abbiamo più molto tempo. È chiaro che bisognerà fare un pochino attenzione, vedo che FIED sono abbastanza determinati nel battere su questo argomento, quindi insomma ci dovremmo stare un pochino dietro, perché poi sulle regioni, perché poi noi ci dovremmo interfacciare con le varie regioni su questi. Allora, chi non ha una legge regionale, chi non ha almeno un regolamento comunale nel proprio comune, diventa, perché se non facciamo attenzione, qua ci fanno le cose sopra la testa con dei risultati poi disastrosi. Ma non lo so, dunque, dopo la vicenda del Sole 24 Ore, veramente parlare in sede istituzionale, quindi per la formulazione dei decreti attuativi di liberalizzazione, la vedo un po' dura, sinceramente. No, perché tra l'altro il Sole